Ciao a tutti! Per la scuola di uncinetto di oggi andiamo a vedere come realizzare da soli un fondo per borse. Molto spesso mi chiedete di non utilizzare sempre il fondo già insomma in ecopello o in pelle, ma di farlo in autonomia. Quindi è possibile, se non vogliamo comprare un fondo già fatto, di potercelo fare da soli. Oggi vi faccio vedere uno dei tanti modi per fare un fondo. Iniziamo con un fondo rettangolare, che è quello che ancora non vi faccio vedere, perché in un cestino vi ho fatto vedere una base quadrata, quindi già avete in mente come realizzare una base quadrata, così come diciamo per una base ovale vi potreste quantomeno attenere alla base delle solette, perché il principio è molto molto simile, mentre di una base rettangolare non vi ho fatto mai accenno. Anche per la base rettangolare non ci sono indici di difficoltà molto alta. Ovviamente variando la catenella iniziale si andrà a cambiare notevolmente la forma del della nostra base, quindi della nostra partenza, per cui poi a seconda dei filati e a seconda di quello che volete andrete ad apportare le dovute modifiche. Io comincio a farvi vedere un modo e poi via via vi spiegherò come variare rispetto a quello che io vi mostro. Quindi cominciamo immediatamente a vedere il fondo rettangolare. La prima cosa da fare è quella di prendere il nostro filo, prendere l'uncinetto che ovviamente si adatta di più al filato che abbiamo prescelto, perché ovviamente possiamo lavorare con qualsiasi tipo di prodotto, dalla fettuccia ai cordini ai tricottini senza nessun problema, ed avviamo un numero di catenelle. Dovete considerare che il numero di catenelle iniziali è importantissimo, perché noi faremo una serie di giri intorno che allargheranno il lavoro, però pur allargandolo sulla lunghezza diciamo non possiamo intervenire più di tanto, quindi dobbiamo sapere più o meno con quante catenelle partire, perché facendo un X numero di giri, cioè allargando leggermente sulla lunghezza, non si va ad intervenire più di tanto. Quindi se il fondo deve essere molto lungo, tante dovranno essere le catenelle da avviare. Quindi il modo fondamentale di modificare questo fondo è praticamente variare il numero delle catenelle iniziali. Intanto avviamone alcune e poi vediamo come procedere. Io ho avviato un totale di 17 catenelle, 16 più una per girare. Si ricomincia naturalmente dalla seconda catenella dall'uncinetto e rifacciamo come di solito tutta la fila a punto basso, quindi saranno 16 le maglie basse che avremo alla fine di questo giro. Eseguite le 16 maglie, andiamo nell'ultima a lavorarne altre 4, quindi saranno 5 in tutto le maglie che io vado ad utilizzare, ad inserire nell'ultimo. Quindi come vedete è un passaggio che abbiamo già fatto diverse volte, quindi non è assolutamente difficile, quindi dobbiamo comunque generare una curva. Una volta fatte le 5 maglie, ricominciamo dalla prima catenella disponibile, quindi lavoriamo in tondo rispetto alla catenella iniziale e rifaremo di nuovo tutte le maglie alte lavorando lavorando una maglia bassa per ognuna delle catenelle disponibili, e poi lavoreremo di nuovo le maglie nella curva in modo da creare una base diciamo ovale. Poi dopo cominceremo gli aumenti e con essi cominceremo a dare la forma corretta al nostro fondo rettangolare. Rifatte tutte le maglie, nell'ultima io sono già partita con la prima, quindi questa l'ho già fatta, quindi delle 5 totali una è già fatta, ne devo fare 4, quindi entro, faccio una, 2, 3, 4 e la quinta già ce l'ho perché l'ho fatta per prima, e quindi vado a chiudere con un punto bassissimo e ho fatto diciamo quella che è la base. A questo punto vi faccio vedere dove dobbiamo andare a fare gli aumenti e in quale modo si eseguono.
Io ho già messo i miei contapunti, i miei marker, perché devo farvi assolutamente vedere in quali punti si vanno a fare gli aumenti. Allora, noi abbiamo praticamente le 16 maglie, le 16 catenelle più una per girare, quindi abbiamo lavorato un punto basso per ogni punto disponibile. Nell'ultimo, in tutto, ne lavoriamo 5, quindi lavoriamo la prima di questa fila e la prima della fila successiva e 3 per fare la curva, quindi in totale sono 5, e altrettanto facciamo da questa parte. Di queste 5 maglie che io ho tutte lavorate nell'ultima asola, vedete, sono 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Quindi ignorate tutto quello che c'è prima, sono 5 le maglie che voi avete in questo punto. Allora, noi praticamente dobbiamo tenere presente la seconda e la quarta di queste 5, quindi dobbiamo ignorare la prima, segnare la seconda, saltare la terza, segnare la quarta e saltare tranquillamente anche la quinta. Idem dall'altra parte, per cui delle 5 che abbiamo individuato all'interno dell'ultimo punto vanno sempre e solo segnate la seconda e la quarta. Questi marcatori ve li dovreste portare dietro per tutto il lavoro, in modo da non avere particolari difficoltà, nel senso che poi vedrete che non è difficile andare avanti, però nell'eventualità in cui doveste fare confusione, portarvi dietro dei segni è sempre utile, in modo da non dover stare ogni volta a fare attenzione al punto dove ci troviamo. Arrivati al primo marker, io lo tolgo per un attimo e poi lo riposiziono e vi faccio vedere in che modo. Adesso procediamo in un modo molto simile a quello che avevo mostrato per la base quadrata quando abbiamo fatto il cestino di stile shabby. Chi lo ha seguito capirà immediatamente quello che sto facendo, per gli altri lo vedete adesso, quindi poi se vi va andate a vedere anche la base quadrata, insomma il principio è pressoché identico. Allora, in questo punto, che è il secondo dei 5, avevamo messo il marker, adesso lo tolgo e comincio gli aumenti. In questo punto adesso devo andare a lavorare ben 3 maglie. Allora, la prima maglia sarà una maglia bassa, perché ovviamente mi devo tenere, diciamo, su quella che è l'altezza di questa fila. Il secondo punto, per poter disegnare un angolo, diciamo così, deve essere un filino più alto del punto che abbiamo appena eseguito. Quindi in questo caso vado a fare il gettato e vado ad entrare nella stessa maglia eseguendo una mezza maglia alta, quindi estraggo il filo e tiro fuori tutte e 3 le asole in un solo colpo. Questa mezza maglia è la maglia che vi serve sempre ed è quella che dobbiamo rimarcare. Intanto vi faccio anche la terza, che sarà necessariamente un punto basso, perché l'unica maglia è questa mezza maglia, questa qui, e questa va sempre marcata. Praticamente cosa succederà? Che adesso in ogni giro faremo questo aumento particolare costituito da 3 maglie, 2 basse e una mezza maglia, sempre nella maglia marcata, che è la mezza maglia, ok? Quindi adesso abbiamo di nuovo un punto basso, perché praticamente la terza maglia di questa curva non l'avevamo segnata, quindi si procede a punto basso. Qui abbiamo di nuovo il marker, lo tolgo e vado a lavorare di nuovo 3 maglie. Lavorerò la prima bassa, ok? La seconda sarà nuovamente una mezza maglia, quindi filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e lavoro la mezza, e poi di nuovo un punto basso, sempre nello stesso punto. La maglia centrale, quindi la mezza maglia, la vado a marcare di nuovo e procedo il mio lavoro. Dal punto successivo, che è la quinta maglia del giro sotto, no? Fino al prossimo marker andrò a lavorare un punto basso per ogni punto disponibile, mentre poi dall'altro lato ripeterò quello che ho appena fatto. Vedete, fatte le nostre maglie basse, sono arrivata al marker, lo tolgo e lavoro anche qui 3 maglie. La prima è una maglia bassa, la seconda è una mezza maglia, filo sull'uncinetto, si rientra e si lavora la mezza maglia, ok? Mentre la terza è bassa.
Vedrete sin da questo giro come la forma della nostra base sia già immediatamente rettangolare e quindi comprensibile che sarà appunto conserverà diciamo questa forma fino alla fine. Di nuovo abbiamo la diciamo terza delle 5 che avevamo fatto nel giro sottostante e questo è un punto basso. Di nuovo abbiamo il marker e qui facciamo di nuovo le nostre 3 maglie per poi chiudere nel punto successivo con una maglia bassissima perché abbiamo concluso anche il giro. Quindi andiamo a lavorare. Punto basso, mezza maglia, opla, punto basso. Ok, vi trovate? Vado qui, vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio la catenella e ricomincio di nuovo nello stesso punto col primo punto basso. Ok? E vado naturalmente a risegnare il secondo dei 3 punti che ho eseguito, questo qui, no? Che ho eseguito anche in questo giro. Adesso vi tolgo un attimo l'uncinetto e vi faccio vedere come la forma, vedete, è già squadrata, guardate l'angolo, è già con la forma rettangolare, la stessa cosa dall'altra parte, vedete? Cioè dobbiamo con l'angolo aumentare l'altezza del punto, quindi se avessimo fatto 3 punti bassi non ci veniva nella stessa maniera, l'importante è che sia un filino più alto in modo che non abbia la forma tondeggiante perché altrimenti vi viene rotondo. Allora facciamo insieme quest'ultimo passaggio, quindi vedete tolgo il marker, lavoro, punto basso, mezza maglia, punto basso, non vi dimenticate mai di rimettere il vostro marker perché vi potrebbe risultare difficile ritrovare la mezza maglia, quindi facciamo così. Ovviamente le maglie qui aumentano di giro in giro perché si lavorano anche le maglie dell'aumento, quindi prima avevamo un solo punto, adesso ne abbiamo 3, quindi poi nel prossimo ne avrete 5 e così via dicendo, vedete 1, 2, 3. Tolgo il marker e rifaccio il mio aumento. Di nuovo, punto basso, mezza maglia, punto basso. Ricominciamo la fila per qualche punto, così vedete come la forma si sia delineata praticamente già in modo ben preciso. Vedete? È perfettamente rettangolare, è perfettamente rettangolare, quindi via via che andrete ad allargare questa base aumenterà sia in lunghezza che in larghezza e quindi avrete una base bellissima che va bene per le borse, può andare bene per fare dei portaocchiali, delle pochettine, delle bustine, dei piccoli portafogli, insomma la base rettangolare vi può risultare utile per tantissime lavorazioni. Per quello che riguarda la nostra scuola di uncinetto, abbiamo concluso questa lezione proprio mostrandovi come si realizza un fondo rettangolare, spero vi sia stato utile e poi naturalmente di questo realizzeremo poi un progetto un po' più completo. Intanto grazie per avermi seguito, vi ricordo sempre che sotto ogni video potete mettere l'argomento di vostro interesse che poi cercherò di sviluppare nelle lezioni successive. A presto!